Buongiorno a tutti, cari fratelli e sorelle. Oggi il banchetto liturgico ci offre il Vangelo di San Matteo, capitolo 13, versetti 54 a 58. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Bene, cari fratelli e sorelle, Gesù si trova a Nazareth, la sua comunità di origine, ma il passaggio per Nazareth fu doloroso per Gesù, perché ha sperimentato fino in fondo l'incredulità dei suoi compaesani. La gente rimane ammirata, non capisce l'atteggiamento di Gesù e dicono: da dove mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? La gente di Nazareth indurisce il cuore e non si lasciano convincere dalla predicazione e dei miracoli compiuti da Gesù. Rimane scandalizzata e non l'accetta, e dicono: non è forse lui figlio del falegname? Perché loro pensavano che per Gesù predicare la parola di Dio, parlare di Dio, dovrebbe essere così diverso, non come loro lo conoscevano. Cari fratelli e sorelle, anche oggi il mondo non è cambiato dai tempi di Gesù. La gelosia, infatti, indurisce il cuore delle persone fino al punto da non sopportare una persona cresciuta sotto i propri occhi che possa essere Messia e possa portare qualche parola di pace, di salvezza, può annunciare la parola di Dio. Anche oggi tanta gente è convinta di saper tutto di te senza averti mai frequentato veramente. A volte la presunzione che c'è nel cuore umano impedisce di vedere il buono o il bello nei fratelli. E Gesù oggi ci lo ricorda molto bene: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, in casa sua. Allora, questo Vangelo così bellissimo e profondo, che parla della nostra vita perché parla di ciò che conosciamo, chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a aprire i nostri cuori, anche gli occhi del nostro cuore, per vedere il volto di Dio che si manifesta nei nostri fratelli più piccoli. Buona giornata a tutti.